Ciao, siamo E Vale. Orri. Oggi vi faccio delle code di gamberi in crosta a modo mio. Ingredienti per code di gamberi in crosta. 500 g di code di gamberi decongelato. 250 g di taglierini all'uovo. Olio di oliva extravergine. Olio di semi di arachidi per friggere, 100 g di bacon tagliato sottile, 300 g di ceci cotti a vapore, 3 cucchiai di vino bianco secco, uno scalogno piccolo, un ciuffo di timo, un ciuffo di rosmarino, sale e pepe. Inizio la pulizia delle code di gambero. Tolgo il carapace, lasciando la coda. Se non lo volete fare voi, fatelo fare dal vostro pescivendolo. Togliamo il budello. Li faccio tutti a dopo. Ho terminato di pulirli, ora li lavo e li asciugo. In una pentola ho messo dell'acqua a bollire. Ora metto i taglierini in acqua non salata. Da quando riprende il bollore, i taglierini devono cuocere in acqua non salata un minuto e mezzo, non di più. È passato il minuto e mezzo, spengo e li tolgo, li metto in un colino. Ho messo un canovaccio bianco e della carta da forno. Ora stendo la pasta, poco per volta, e la divido in 20 parti pressappoco uguali. Ho suddiviso la pasta pressappoco in 20 parti uguali. Ora metto la coda di gambero. Prendiamo un'altra asciugatina e avvolgo la coda di gambero con la pasta, lasciando fuori la coda. L'appoggiamo sopra a della carta da forno, li faccio tutti, ci vediamo dopo. Ho finito di prepararli, ora li metto in frigo non meno di 30 minuti, a dopo. In una padella ho messo 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, ho tagliato lo scalogno a pezzettini piccoli e ho messo il rosmarino e il timo avvolti con del cotone bianco. Ora faccio appassire lo scalogno. Lo scalogno è appassito, aggiungo i ceci. Ora metto i 3 cucchiai di vino bianco secco, facciamo sfumare il vino. Sale e pepe. Faccio cuocere 5-6 minuti. È pronto, spengo e poi lo passo con il frullatore in immersione. Ci vediamo dopo. Ora preparo il bacon in una padella senza grassi, senza niente. Mettiamo le fettine che poi ci servirà per la finitura. Il bacon è pronto, spengo e lo taglio. Ho tolto il rosmarino e il timo, ora verso i ceci in un contenitore e li passo con il mixer in immersione. È passata mezz'ora di frigo, inizio a friggere le code di gamberi. L'olio è pronto. Ne facciamo due per volta. Li friggiamo 2-3 minuti per lato. Sono pronti, li tolgo. Sono dei dorati. Li faccio tutti e ci vediamo dopo.
Dopo fritti li salo leggermente. Ho finito di friggere, ho tagliato il bacon, adesso me ne provo uno. Metto un po' di crema di ceci sopra e qualche pezzettino di bacon. Come scricchiola. È buono, eh? È croccante. E buono. Dopo ce li mangiamo assieme. Poi li mangiamo assieme. Sì. Buono, buono. Ci vediamo dopo quando è impiattato. Il bacon l'ho messo sopra alla crema di ceci. Quando si mangia la coda di gambero si prende un po' di crema di ceci con il bacon. Questo piatto può essere un ottimo secondo o anche un aperitivo. Queste sono le code di gambero in crosta fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le code di gambero in crosta? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!